Case, Musè, certo. Buonasera, Allora, noi da ieri io mi sera. avvicino intanto perché devo attenzionare tutti gli ingressi. Noi da ieri. Vediamo chi ha pagato il biglietto e chi c'è il Green Noi da Pass. ieri sera non ci siamo mai spostati da questo divano. Ah, ma è stato un caso, sempre. Sempre il caso, Voglio Musè. vedere chi c'è il Green Pass e chi entra. Pullavo Green Ma Pass. non lo so, qua si entra solo col Green Pass del Buonasera a giorno tutti, amici di 5. YouTube, amici di Facebook, amici di Instagram, amici di Twitter, tutti gli amici, certo, siamo pieni di amici, amore. Sì, tutto il corso, tutto il palazzo, tutto il vicinato, Cazzugno! Sempre supermercati. cazzugno, certo, oggi è Vabbè, muro un droga. attimo che mi avvicino, Oggi è no? muro droga Pazienza, ora a Catania. buonasera. C'è caldo in tutte le regioni d'Italia, in Sì, ma tutte le città. Catania si è infiammata stamattina, si è E perché non si metteva infiammata. il Voltaren? Ah, ora Catania è infiammata, si passa il Tutti Voltaren e in siamo a caso, vedi, anche loro posto. come noi non si sono mossi da quella postazione, perché già siamo 100 e ancora Vedi, manco cominciamo. guarda, escono già scritti, capito? Certo. Ah, non lo Ciao Sonia sapevo. Maddaffari, bella. Buonasera, buonasera, ma già siamo 100. Sì, ciao Pina, ciao Certo, sì. Leonora, ciao Lupa di YouTube, certo, capo mi scordo. Io ho le Rizzuto, la Zizzona. Questa zizzona, Come? la Quella mozzarella. che tu hai nominato, io ho detto Zizzo e tu hai detto la Zizzona mia. Zizzo. Zizzo e tu hai detto la Zizzona, Che quindi innamorata di buonasera. me, certo. Ciao Rapisardi, un bacio al volo da Vulcano. Magari A Pisardi c'è da Vulcano andai, Vulcano. a voi pensai, un bacio al volo vi mandai. Ma Ho Pisardi, io stai venendo a fatto anche la Vulcano. Io te lo poesia. dico, sto venendo a A noi non ci ha Vulcano. invitato, a Vulcano, va bene. Nel mio dialetto molisano si dice extension. Extension? Hai No, non l'extension? c'è Hai mai. bene a cura se picchi un Ah, io sti capelli affogo. oggi un poco ribelli, io Le capannine scelto. non ci sono più, che tristezza. E niente, Niente, ci nel fa, ne giro di faranno una un'altra. settimana l'amico nostro riesce a rifarle di nuovo. Bene, bene, 140. Buonasera Lucia Stefanelli, Gianluca Ingrassia, Gianfrancesca Macchione. Oggi vedo volti nuovi, nomi nuovi, Ignazio e Certo, Valentina perché da aumentiamo Catania. almeno di 500-700 follower su Facebook Al ogni giorno. giorno, Quindi al quasi 1000 di voi giorno. si aggiungono ogni giorno, ogni giorno. Se non Certo. saluto tutti è perché qualcuno mi sfugge. Ciao Francesca Nicolini, ciao Rosaria Pappalardo, buonasera, buonasera. Casi Casugno. Elisabetta, Dai. Amanda, mucamo Passolone, magari stasera. Oggi ho visto che addomavo l'aria CCA. condizionata a panzalata, no più Certo, mia. Cioè, poteva andare a male tutta la maionese e dell'insalata io anche posso andare dell'inizio. a male. No, tu già sei andata male, Ancora. quindi non è un problema. Ancora. Ma buonasera, buonasera, buonasera. Appena superiamo i 200 cominciamo i saluti, quindi per ora Beh, oggi salutiamo è tutti. sabato, quindi Come oggi è superi i veri. sabato? Oggi è venerdì, Ah, oggi è a Catania è venerdì, no, venerdì. vabbè, no, ma viviamo, Nella sua viviamo. mente è sabato, va Viviamo, viviamo, bene. scelto, sogno stanco, viviamo. Ciao Laura Macri, certo che ci sei, Buonasera, buonasera. Borriello. Borriello, Borriello, 6 volte è uscito un abbraccio forte a Catania. No che mi fai un abbraccio forte a Ma, me, ma infatti, buonasera, buonasera, ecco, c'è la Meritroccolo. Meritroccolo che ci pare che io vivo in un altro mondo e non vedo gli incendi, i notiziari, Fatti Facebook. morire, un bacio dalle isole Eolie Lipari. Ciao Mary, guarda che io Lipari! le notizie le ricevo come le ricevi tu, scelto, non è che io stai in un Quindi altro pianeta, c'è scelto. Lipari delle isole Eolie, c'è Emanuela che è a Vulcano. Avanti, 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 buonasera. Accomodatevi, accomodatevi pure che ancora c'è posto. Oh, la mia Nadia è Nadia, arrivata, bella, che buonasera, mi duetta tutti i Nadia. video musicali, mi duetta Ida, Carola che bello, Tinirello, anche a Palermo, però per me oggi era vero sabato. caro, l'ha E va scelto, bene, Pinuacci, ognuno PMPT è sabato scelto. oggi, Buono, scelto, buono. Qualcuno ha mandato 50 stelle. la nostra Olimpia Olimpia Terranova, Terranova, scelto. Olimpia, che bel nome.
Sei proprio una dea, la dea Olimpia. Grazie, Serena Felice. Buonasera. Già, i sono che stiti, certo, siete uscite nella guida dei morti di fame. Com'è che c'è la Michelin con la guida stellata? Noi siamo i morti di fame stellati. Certo, siamo stellati. Avanti, la Boriello mi ha mandato tanti abbracci. E buonasera, ma siamo 225. Hai perché visto una mia? Niente, certo. Superiamo i 300 per fare i saluti. Ciao ragazzi, forza. Mi potete salutare Anna ancora da Napoli. C'è posto. Ciao Anna da Napoli. Anna da Napoli, certo. Anna da Napoli, anche Rosa Daniele di Napoli. Rosa Daniele, certo. Certo. Sono da tutte le regioni d'Italia e da tutte le città sempre no, presenti. No, non mi scrivono da tanto da Milano. Qualcuno da Milano? Dice Nadia è nuovissima. Ida. Nadia, tu sei nuova, ma... sei lavata con Perlana, anche tu, perché Perlana non è solo Perlana, è anche per Cotone e anche per Nadia. Avanti. Buonasera, Rossella Ravalli, Cassi, avanti. Tutti il caso, magari io sogno un cacao. Ciao, Catiuscia di Bella, ciao, Giusy Giuffrida. Ah, non è Catiuscia di Bella. No. Vi ho scritto in privato e ve lo ripeto in pubblico. Bravissimi, grazie. Bella. Giusy, giusto. Bella. Monica da Siracusa. C'è la Giuseppina Guadagno. Come stai, Giuseppina? Come stai? Ciao, Eleonora. Qui ancora saluti inferiore. Da Napoli. Ca significa, si dice castong. Sì, lo so che hanno c'è castong. Certo, io dico castong. Castong. Ma mi hanno detto che il sugno... Anche a Cosimo ci squagliamo. Avanti. Il sugno o la sugna in Calabria significa un'altra cosa. A sugna, maiale. No, a sugna è il grasso del maiale. Ma hanno detto che da noi significa il grasso ma del maiale. Quella bianca, anche qua si accatta a sugna. Io dico cazzugno. Ciao, io sei Carbone, noi grazie. Noi siamo quando si fanno le belle scacciate. Dopo che si fanno le scacciate... Aspetta si... che sto mandando i baci a io sei Carbone. Dopo che si fanno le scacciate... Si fanno i buchi con la forchetta e poi si passa tutta la sugna di sopra. Ma e quando sono belle cose. Cotte escono lucide lucide. Se volete un viso lucido passatevi la sugna. Certo, guardate il mio viso è passato se da Se volete sugna, i capelli certo. lucidi passatevi la sugna. Certo. Se volete essere tutti lucidi al mare passatevi sugna, la sugna. Certo. E poi sembrate proprio... Gli arrosti beh, sardi. Antonella dice caso, buonasera. Avanti, buonasera. Saluti dalla Germania. Buonasera. Buonasera, Tiziana Mammana, grazie. Samantha Jennifer, Casugno. Va bene. Io vi adoro, grazie sempre per questa diretta su Facebook. Ma vi ricordiamo, visto che ancora siamo tanti, che stasera ci sbloccano la live su TikTok. Anche col pane con la mirza si mette la sugna sopra. E domani noi saremo in esclusiva mondiale International in the World. Ciao Palermo! In diretta sul nostro profilo ufficiale TikTok. Quindi chi non ha TikTok se lo scarichi perché i romani siamo già. Esagerato, sì. Sono mezza morta. Nadia Cucciolici, io sogno tutto morto. Siamo, Chissu proprio è andato fuori di testa. Oggi ero morto, Nadia, io cucciorisci. Morto. Potete salutare Angela Zambetta, certo. Ciao, tesoro. Zambettina mia. Ragazzi, domani live TikTok 22-24, non mancate. Scaricatevi TikTok 22-24, scelto. Buonasera a tutti. Bentrovati in questo venerdì afoso e caldo. Sabato. Del 30 di luglio, 41 gradi e mezzo, incendi dolosi, incendi dettati da questo vento caldo, panico quasi in tutte le città, in Sicilia, in Sardegna, insomma gli incendi sono brutti veramente. A sugne o fasso o maiale? Sì, che è grasso. Fasso. Vabbè, così lo dicono, ma è il grasso del maiale. Va bene, buonasera a tutti, buonasera ai nostri medici. Buonasera agli infermieri, agli OSS, ai paramedici, agli infermieri, agli alpini, alla guardia costiera, ai vigili del fuoco che in questo momento stanno tribolando con questi incendi da tutte le città e in tutte le regioni, perlomeno le regioni del sud, le isole, la Sicilia, la Sardegna. Salutiamo le suore Marcelline di Roma e di Milano, un abbraccio ai nostri anziani.
una pronta guarigione per tutte le persone che stanno male. Un soffio a tutte le persone che hanno caldo in questo momento, così vi arriva il mio soffio addosso e vi raffreddate. Certo. Un abbraccio ai ragazzi speciali, ai bimbi speciali e ai grandi speciali. Chi sono sti grandi speciali? Bimbi, piccoli, ragazzi medie, e poi grandi speciali. Salutiamo il 118, i pompieri li abbiamo ringraziati, i vigili del fuoco, ma anche le forze dell'ordine comunque in questo momento sono alle prese con tutti questi piromani. Smettetela, no, ma non sono solo dolosi, no, oggi sono solo dolosi, ma sono anche naturali, caldo naturale, troppo caldo oggi. E va bene, che dire, se mi sono dimenticato qualcuno scusatemi, saluto tutta la Puglia, saluto tutte le regioni d'Italia, un forte abbraccio alla Sicilia, alla Sardegna, salutiamo la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Svizzera, ci seguono da tutte le parti. Milano, Roma, Palermo. Milano, Milano, un po' che non vediamo Milano, che sta succedendo? Vedi, Nadia dice io ci sono anche per tutta la notte, live infinita, scelto. Avanti, scelto, avanti. Vita, basta capire a mia, Nadia, scelto. E quindi abbiamo salutato a tutti, salutiamo gli amici di YouTube. Io non mi posso ricordare tutti i nomi, ma c'è la Zizzona, Zizzo c'è la Lupa, c'è la Iole, c'è Pine, la Pine, Leonora. Leonora, ce ne sono tanti. Poi più tardi prendo il telefonino e prometto di fare un micro elenco. Ma anche gli amici di Instagram, sono tanti, sono quasi 11.000. Prima o poi faremo una live per gli amici di Instagram. Cioè... Saluto tutti... le persone che nelle live ci sfidano, quello è molto importante, ma noi non temiamo rivali e sfide, perlomeno io. Salutiamo tutti i leoni della tastiera, che temo qualcuno. Le pecore, le persone che ci spiano sotto falsi profili, le persone che pensano o temono di vederci ma alla fine non resistono e corrono di notte su YouTube. Grazie, 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 grazie di esistere. Senza di voi la nostra vita sarebbe piatta e insignificante. Ma senza chi? I leoni da tastiera. Ah, certo, che poi ci faccio la canzoncina, certo, mi danno che fare, certo. Avanti, vedi che Laura sta rifrescando, allora vi mando un altro soffio. Vi è arrivato? Dove vi è arrivato? In viso? Dove vi è arrivato? Buonasera Simone, arrivato. Bello buonasera nostro. Simone, riprendiamo i saluti, buonasera Simone, ancora buonasera. Aspetta a granita, io mi sa che mi mangio a stati prossima cuttia, certo. Grazie Armando che ti ricordi sempre delle persone speciali, Dio ti benedica. Giuseppina, è normale perché le persone speciali, dico sempre che non sono chiamate così perché sono speciali nel senso di diversità, ma sono delle persone speciali per la loro sensibilità, per il loro affetto che ti dimostrano con piccoli gesti o con dei sorrisi che ti riempono l'anima. Letizia Zugno Maso, ma prova Sugno, ca Sugno, Letizia Sugno Maso, o sei Letizia o sin Maso? No, bene, ha studiato, buonasera, che buonasera, domande buonasera, fai? Buonasera, ha studiato, mi sto sciogliendo qua davanti a voi, certo. Sabri Pine, Bini, buonasera, è entrata buonasera. Angela Lopresti, è una mia parente, certo. E non lo so, poi, chiedici, certo. Sei parente del, sei mia del parente. Nunzio, mia parente. Ciao da Caivano, Caivano, buonasera, c'è Vanda, c'è, chi è Vanda? Vanda, Vanda Terrazzi. Vanda Terrazzi. Vanda, tu devi entrare dicendo caso. Ma sei come Vando Siris? Sentimentale tu sei. Insomma, la voce della Vando Siris quando scendeva le scale. Sono andato in abito da dice, sera col fascio di rosa. Dice Carola Tinnirello, siamo fratelli. Cugini. Siamo cugini. Ti sei sbagliata, Dio. Però a volte i cugini sono meglio dei fratelli, ecco perché molte persone scelgono i cugini anziché i parenti più stretti e più vicini. Preferiscono i cugini, ognuno
Nella vita si fanno delle scelte, no? Giusto o sbagliate che siano, l'importante è saper scegliere. Grazie Massimo Russo. Io entro per salutarvi, un periodo così, Luigina Alba di Benedetto. Sole e luna. Proprio perché è un periodo così devi restare. Sole e luna non dinniri, un saluto da Ancona, buonasera Ancona. Nunzia Armando, sempre qua, sogno, non vi lascio, Mary Troccio. State in capo, non mi mandare più video do fuoco, per favore, grazie. Il vostro Soffi è arrivato, no, il vostro è il mio, perché io non ho sciusciato a nudo, io non sciuscio do focolaro per farlo svampare, proprio do focolaro, sciuscia, svampa. Grazie Paola Marti e Mary Buscemi. Teresa non c'è. Ciao stasera, Palermo. Ragazzi, chi Teresa sta cercando... Non c'è, si è alla... fatta fidanzata. Non è vero. Allora, che Teresa non voleva che si sapeva, voleva fare l'annunzio lei, quindi la prossima live, ragazzi... Avremo Teresa... Fategli tanti auguri, tanti cuori, tanti applausi, perché Teresa finalmente si è decisa e a dicembre si sposa. Ah, già si sposa? A dicembre magari Teresa si sposa. E diciamo anche la chicca più dipende importante. Io adoro entrambi, fratelli e cugini. Fai bene. Diciamo anche la chicca più importante. Eddie, che è incinta. Teresa è in stato interessante, molto interessante. Teresa Poli. Teresa, il cognome non si dice. Vabbè, Teresa intanto è incinta. Fidanzata. Scelto, perciò in questo momento non c'è perché è incinta. Scelto. Avanti, tutti i casi di parenti razzita. Ma ciao, salutate. Stefania di Mister Bianco, ciao Stefania di Mister Bianco, FNC Impianti Filippo. O se è la moglie che entra moglie col profilo che entra del... col profilo del marito. Lazzaro telefonino. Salutano da Sanremo. Sanremo, la Riviera dei Fiori. Sanremo. Dove fanno il Festival della Musica Italiana, il famoso casinò. Ciao Lucia bella, Dennis. Bella Sanremo. Non c'è voto in Alto Adige, sogno, scelto. E chi sta fanno in Alto Adige? Che stai facendo in Alto Adige? Io vi guardo sempre, anche se ho 16 scendi anni. Scendi dall'alto e resta in Adige, per favore. Perché tu che hai 16 anni non ci potresti guardare, scelto Canattalia, non devi guardare certo. Altre cose qua... più... Puoi guardare, possono guardare anche i bambini di 10 anni. Ragazzi, ma anni, domani mattina siete liberi, se non avete impegni mi venite a trovare alla Coppa delle Zagare. Gioia, proprio domani proprio un mattina. Sabato che io e pulizzare tutta la casa, scelto. Come ti scattasti il nonno. Lui il sabato si pulisce la casa e scomputa il mangiare della settimana, perché è tutto un conto. Se il mangiare è costato caro, anche la domenica continua a fare le pulizie, se no lunedì... A proposito, acqua, pane e acqua. A proposito, l'avete visto come mi ha ingannato stamattina? Che mi ha detto ti do certo, i soldi. Certo, Marianna Guido, e ciao. E mi resi in euro. L'avete visto che mi ha dato solo un euro oggi? Cuori, fate un saluto al mio collega di Presta. Di Pronta Guarigione, mi aspettiamo guarigione. A Modena. Ciao collega. Auguri. Di Margherita, Pronta Guarigione, non so che cos'hai, ma qualunque sia. Salutiamo a Carmela, la mamma di Anna. Ciao Carmela, mamma di Anna. Carmela. Io per abbreviare ti chiamo Mela e mi tolgo il pensiero. Mela Melinda, cazzo, più innamorata, buonasera, parla da sola. Io un po' con che vi seguo, ho visto tutti i vostri video bellissimi, però è la prima volta che scrivo, siete simpaticissimi, scrivo dalla provincia di Enna. Sandra Fiorenza, ciao Sandra, ciao, grazie. La figlia di Leonora si guarda i video a 2 anni e ride. Quindi stavo cantando la canzone per Carmela, la mamma di Anna. Che bello, questi bambini a 2 anni che ridono, si intende a mia cari, bella, carico cazzo. Bella Belinda, più innamorata, parla da sola con l'insalata. Alba Chiara, qua siamo, ti leggiamo. Ciao bellissima, entrate bene Nunzio Conte, sei cattivo. Diglielo Rosa. Rosa, ma dì. Chi sta dicendo? Diglielo che mi tratta ma bene. Ma chi sta dicendo? Oggi mi resi solo ciao euro. Da Lecce, dalla Puglia. Nunzio, però che accoglienza che ti ha fatto Armando, No, devo dire. Nadia, se non ci fossi tu nella mia vita o nella vita di chi ti ha vicino, bisognerebbe inventarti. Siamo fortunati tutte le persone che ti abbiamo vicino, virtualmente e non virtualmente. Zingara,
nel cuore. Il mio nick è diverso dal mio nome, ma non sono un leone da tastiera. Vi seguo quando posso e mi dispiace. Vi ho anche invitato a cena ad Ischia. Noi verremo ad Ischia e tu cucinerai il coniglio all'ischitana. Lui non lo mangia, ma fallo anche per lui, che puoi passare il mio piatto. Non ti preoccupare, che io me lo mangio. Un abbraccio da Avellino. Io ho un figlio che è molto speciale, si chiama Marco, ha 21 anni, è autistico. Grazie per i saluti per le persone speciali. Non ci devi ringraziare, Rosa, e un abbraccio forte a tuo figlio Marco. Nuncio, sei dimagrito. Su Bizza. Ma come sono dimagrito? Casugno sempre ustissimo. Ma quale dimagrito che sta parendo un bombolino? No, sono uguale. Cioè, però pare una palla pazza di quanto sono è grosso. Sono uguale ancora. Sei una palla pazza. E poi ci credono. Lucilla, grazie. Anche voi a noi fate tanta, tanta, tanta compagnia. Ragazzi, vi ricordo, domani la live su Facebook non c'è perché saremo su... TikTok. Alba chiara. TikTok. Alba scura. Casugno, Tiziana D'Ancona, mi salutate per favore. Ciao bella. Ciao Tiziana. Ciao bella. Amare la vita. Vero, ma hai scelto un bel nick. Amare la vita. Loredana Rossetti. Io sono Tirk e tu sei Sburgisi. Dimmi dove Sburgi che li raccolgo. Nunzio, io. Mi vuoi dire il titolo della canzone napoletana, quella che parla dell'invidia, dei social che metti su TikTok? Allora, una si intitola Faccia Verde e l'altra si intitola... Ma quelle ragazze che hanno fatto live con voi dove sono? A sua casa. A casa sua, ma chi sono quelle dell'intervista? E non è che stanno qui nella zona... In che mio... senso, Elisabetta, dove sono? Che vuoi dire? Amona, capisci Elisabetta? Io. Forse non li vede in live, ma loro si fanno le loro live perché fanno interviste. E sì, Loredana, l'ho capito che sono Tirchio, tu sei Sburgisa, te l'ho detto. Buonasera, finalmente non riuscivo a vederla. Buonasera, Teresa Chiolo. Buonasera, ti capisci perché non ti dà soldi per gli studi? Certo, non mi posso accattare i nendi, certo che dimagrisco. Ve lo hanno riattivato TikTok stasera prima stasera, di mezzanotte. Stasera alle 22:46 dovrebbero riattivare riattivare le live. Quindi domani, grazie, grazie Nadia. Nadia Milanato, gentilissima. Mi rispondete, Elisabetta, ti abbiamo risposto. Ho risposto, parli delle due ragazze che ci hanno intervistato? Loro la sera sono sempre in live perché fanno interviste. Si fanno non so le se loro parli live. Di loro, se no parla chiaro di chi stai parlando. Vi amo da Taranto. Anche noi. Alessia Pandolfo, ma se ti ho salutato all'inizio, appena si è aperta la live ho detto saluto Alessia Pandolfo. Sei tu che sei arrivata in ritardo. Se tu arrivassi insieme a noi, subito i tuoi saluti. Grazie Simo Martone. Martone. Ragazzi, ma il 3 la fate la live? Cos'è il 3? Perché il 3 che cos'è? Che è cosa? Martedì. Ciao Casugno, mi sono dato. Ciao Maria Marcinò. Cosa cambia? Cosa cambia? Non si può sentire. Cosa cambia? Cosa cambia? Grazie Simo Martone. Grazie Patrizia Lavalli. Ah, Patrizia Lavalli mia. Bello. A Catania c'è stato un incendio, come va adesso? Sì, solo uno, Ramona. Solo uno? Oggi tutta Catania. Tante fabbriche, Lido, le capannine bruciate. Una macchina esplosa. Una macchina esplosa, di tanta tutto. Gente evacuata in certe zone. E nella zona del Simeto, che è una zona dove passa il fiume Simeto, che fra le altre cose è una zona boschiva, ci sono stati degli Sonia incendi. Ma d'affari, tu sei distratta, Gioia. L'intervista è già pubblicata qua su questa pagina Facebook. Se tu scendi, trovi un logo di TikTok grande con uno sfondo tipo su rosa. Se tu ci clicchi, ti guardi l'intervista. Ma perché gli devo dare più soldi? Grazie, Simo Mattone. Ma ti pare che siamo alla zecca dello Stato? Ma almeno che i soldi euro. Si stampano, si coniano. Ma almeno 5 euro. Qui non siamo alla zecca, qua siamo a casa dei morti di fame. Non è una zecca. C'è una zecca che è lui, ma è proprio io una zecca. Sì, tu zicca. E non possiamo stampare via. I morti. Sono simpatiche, gentili, brave e cordiali.
Ma chi è? B, non ti ho sentito, scusa Conte, non fare no, fazza così. Io appena rapia live saluto Alessia e tu non c'eri. Ma Alessia, Monella, tu ci credi, non è vero, sta prendendo in giro. Annalisa Borriello, sigatili, Gemo, sigatili. Qualche volta devo fare una live, io e la Borriello. Aspetta che devo leggere a Rosy. Ciao ragazzi, sogno tutta allaccarata. Magari io sogno, sì, allaccarato. Siamo allaccarati tutti i pari. Ma che vuol dire allaccarata? Niente, così, un pochettino pigliati da... Do cauro. Cioè, magari io sogno allaccarato. Tutti sudati. Comunque, sì, allaccarato significa magari annicchia scimunitegro. A che si è allaccarato, Pedro? Un po' così, gnogno. Allaccarato significa... Gnogno, gnogno. Ciao deliziosi compagni delle mie giornate, grazie Sandra Spina, che belle parole, ovvero che belle parole. Nunzio, partì chi parli troppo forte, sì lo so, lui urla purtroppo. Che vuol dire parlo troppo forte? Ma quanto è colto il Conte, ragazzi mi fate morire dalle risate. Rossella Cacciapuoti, grazie, grazie, grazie. Ragazzi, non zecca. È stata una tragedia. Ci sono stati qualche incendi sparsi, ma non no, è stata no, una no, tragedia. Tragedia. Non è morto, no, nessuno. Non è morto nessuno. Dai, non dispiace anche le note cose. Priolo sono state inviate dal fuoco, sono state invase dal fuoco. Questo è quel maledetto T9. T9. Aspetta. Raul Bova, ti sei ripreso dai 41 gradi di oggi. Ma chi sarebbe? Ma qua è Raul Bova? Raul! Ti ho detto non uscire dalla tua stanza. Sono io, Raul. Vattene di là, Raul. Scelto, se ma... no ci oscuri. Raul, via. Ma lo dicono tutti, caparo Raul Bova. Grazie, scelto, Simo grazie. Mattone. Marico Pigliai, scelto, grazie, scelto. In effetti. Ma non vedo l'Anna Smara, non vedo la Agata. Dici Mottaro Cauro, Nunzio. Rosy è tutta allaccarata perché è Mottaro Cauro. Sì, l'ho capito, ma magari io dici, ma sì, allaccarato, un po' così. Magari io. Ah, allaccarato significa bicuso. Bicuso, magari io bicuso, sì, allaccarato. Poi in questo momento. Dov'è la mia Agata Prezzavento? Dov'è la mia Anna Smara? Vuoi Lucrezia Bivona? Cazzo, ieri sera ero senza, dov'è la Bivona? Ero senza internet e mi pinnai tutta. Già, perciò si sente sopracciglia, senza pirandascini, tutta pinnata, senza baffi. Perché di solito tu c'hai i baffetti, no? Ne ha baffi. Quindi ti pinnasti e ti livasti tutti ma i baffetti. Ma sei pinnata, c'è tutta pinnata. Avanti. Ma stanno diventando siciliane anche le non siciliane qua. Fortunato, si può solo scrivere. Immagino a Babilonia, se si poteva parlare tutti insieme, lui è più bello di Raul Bova, su se questo Raul non ci piove. Bova, ma che dici? Carola, al mio 3 ti troverai nell'altro mondo, nel senso non che ti vengo a uccidere, ti blocco direttamente. Al mio 3, perché già non mi stanno piacendo queste rispostine... Il Conte è più carino, grazie Mary Colombo. Tu sei un intenditrice. Ma chi l'ha scritto? Mary allora, Colombo. Mary Colombo, al mio 3. No, no, fateglieli tutti a lui perché l'invidia se lo cala vivo, non dorme manco la notte. Mio figlio lavora lì d'Azzurro. Salutate ragazzi, Happy Ideas. Ideas. Ciao ragazzi, Happy Ideas del Lido Azzurro. Lungomare della Playa di Catania, Lido Azzurro. Io ci andavo quando ero piccolo al Lido Azzurro. Lido Azzurro, scelto, ballava. Maria, non ci faccio cattare io cammisi, scelto. Io domenica mi uscirò con tutti gli auci che ristavo. Conte, ma ha portato il resto dell'euro, 30 centesimi me l'ho portato. Però ce li ho lasciati, mi ha fatto troppa tenerezza, ci si rumani da cattalicca a licca. E ti passo tempo. Ah, perché domani non mi rendi manco un euro. Ma proprio! A maschittare il zocco da manco mangiato. Manco un euro, mi dai domani. A maschittare il zocco da mangiato. Anche mia figlia ha un fratello speciale. È stupendo. E allora, un abbraccio per tuo nipote, perché sei tua figlia. No, tua figlia ha un fratello speciale. Il fratello di tua figlia lo abbracciamo fortemente. Grazie. Il fratello di sua figlia non è suo figlio? No. Ah, può essere di un altro padre, di un'altra madre, no. Vabbè. Non c'è più bello, ma... va bene. Come non c'è più... Mary, ti stai bloccando? Vedete che non sei facciola, Mary?
Medi Colombo sei facciola. Vedete che non c'è più bello di Raul Bova. Ma avanti, certo. Avanti. Dai, ora non esagerate, Anna Puglisi. Bei tempi, il Vespone, le serate. Hai ragione, Luigina, hai ragione. Ma anche così neva come Ma ce l'andavamo... Allora, ma perché io tu eri almeno... amico suo? No, in quel periodo. Io mi ricordo che quando ero ragazzino, in una famosa discoteca di Catania, che io posso anche dire, al Mentos. Ma non c'è più, non esiste più. Non esiste più, dei Fratelli Aronica, poi c'è stato il Banacher Estivo, che ancora c'è, eccetera. Comunque si andava al Mentos. E c'era il pomeriggio giovani e tutti ci andavamo col Vespino, avevamo un po' tutti la marmellata nella bocca quando arrivavamo col Vespino. Ma che ci sei comprato? Aspetta. Vespino nuovo? Ho capito cosa c'è il 3. Ragazzi, il 3 mi ricoverano perché mi hanno programmato il parto, almeno tra una contrazione e l'altra mi date coraggio. Ovvio, scelto. Geraldina Tropea. Quindi quando arrivavamo, poi c'era la mia amica che arrivava col Vespino e sentivo che ci faceva l'altra mia, ti sei comprato il Vespino rosa, bianco è più bello, senti entriamo, ma non è arrivato Gianluca, lascialo stare. Salutiamo Rossana Maiori. Quelli erano tempi ragazze, quando si andava lì da Azzurra a ballare la sera nella Grazie, terrazza. Grazie Antonella Lezza. E quelle, le balere estive, no? Come cantava Franco Battiato, e le balere estive. Sto Conti sta diventando più pricchio, ma no così, Maria Antonietta. Ma no così. Bisogna, io sono una formichina, bisogna conservare per l'inverno. Io faccio come le formichine. Punto. Ma ti stanno dicendo tutti di darmi i soldi a me. Ma perché non ti vuoi cavare i soldi? Ma perché non è stato oggi? Io non ne ho visto soldi, io sono siciliana doc, non so. Andate di Siracusa, precisamente Sortino. Siete mai stati a mangiare il pizzolo? Il pizzolo. Il pizzolo? No, io a Sortino sono stato, ma tantissimi bono. Anni fa. Usaccio che sono bono. In autostrada ciò che scacciava. Bono, grazie, Rosalia, scelto, saccio. Quindi parlavate tutti i monfiani con sì, loro, io tutti no. I monfiani, bravo. Quando fate duetti senti, perché poi quando si entrava in disco, ma senti, ma Enzo non c'è stasera? Oh, guarda chi c'è là, Gigi. Oh, ma non Gigi della cremeria. E insomma, erano altri tempi e si ci accontentava di poco, se andava a ballare il sabato di pomeriggio. Comunque è vero che non c'è meglio di Raul Bova. Sono parsimonioso, bravo Patrizia Vanni. No, non è parsimonioso, è pirucchioso proprio, no parsimonioso. Ma con te, che c'hai le mani bucate, che cosa pare uno sculapasta. Che c'è? C'hai le mani a sculapasta. Io sono espansivo. Sì, sono... espansivo. Sono generoso. Sono... Roberta De Vivo, buonasera. Manca Zaccaria, ma ancora lo stanno festeggiando. No, Zaccaria ancora, Guglielmo. Certo. Ancora lo stanno festeggiando. Ma non c'è Anna, non c'è Agata, le mie amiche. Niente, stasera non c'è la Sorcina. Hanno abbandonato, sai, venerdì quella Esco. Dov'è la Sorcina? Esco, ma uno. Ma questi veri chili di caddi, un agdachirienno. Grazie Rosy. Rosy Messica sogno non meraviglioso. Non ti capirò mai. Grazie. Tanto che non c'è Teresa Bonazzi da paura. Nadia, chi te vede sì, che se la rivede sì. La live? Vabbè, certo. Ma non li può cerchiare. No, chi te cerchi ostisso, lo troverà in modo. No, certo. Ma adesso Teresa cerchia meno perché si è fatta fidanzata, c'ha la testa a lui, a dicembre si sposa, quindi... È incinta, mo. Io faccio girare... L'economia, economia domestica, economia aziendale, economia di coppia, economia di tutto, anche l'economia politica faccio girare, veramente l'economia politica che fa girare agli altri, i gemelli di famiglia. Va bene ragazzi, però... io vado a fumare. A tra poco. Anch'io sono certo. Spendaccione, mio marito come te. Vedi grazie, Patrizia, io Patrizia, e tu sei mistissi, certo. Armando, se adesso sei così bello e irresistibile, mi domandavo. Ma com'è bello e irresistibile? Spina Guadagni. Quando avevi l'età di Nunzio, cadevano tutti e due. Allora, una persona una volta disse in azienda, in un posto, stavo dicendo dove, una volta una persona disse, ma Nunzio non c'era. Lui era amico di una mia amica e questa mia amica gli disse ah, cioè, ti presenta Armando, ce lo conosci? Cioè, me lo ricordo quando era giovane e camminava. Ma io?
No, tu non c'entri tu, lo dicevano per me. Ho detto no, l'annunzio, Nunzio non c'era quando è successo questo fatto, mamma mia, mi fai perdere sempre il filo per nulla. Cioè, vabbè. E insomma, si fermavano anche le macchine per strada, quindi non lo so se si fermavano dalla paura, se si fermavano per dire chi su cui è, non lo so, qualcosa ci sarà. Amalia, casi, finalmente, sorcina, Amalia mia. Ora mi manca Anna, mi manca la Prezzavento, arriveranno. Ma perché avete queste mani bucate? Bisogna fare economia, l'economia è importante. Non solo fa male il fumo, fa male alla salute e fa male anche alla tasca. E va bene, Antonietta Carangelo, invita Annunzio, io mi sto a casa. Non è un problema, io so cucinare bene. Il peggio è quando invitate a me solo, perché Anna Lotta, qua è bellissima la live, più tranquilla, più serena. Quando invitate a me a cena e lasciate Nunzio a casa, lì è il peggio, perché non mangio, io mi cucino. Sì, Zaccaria è quello della cisterna. Che lui ce l'ha pila, ce l'ha grande, la cisterna, non mi ricordo più se ce l'aveva grande, se ce l'aveva piccola, gli hanno chiesto, vabbè. No, Gioia, Giuseppina Guadagno, giuro, questa cosa l'hanno detta davanti a me. Cacchiano, primo Scaluni, Cacchiano, secondo Scaluni, ciao Alfredo. A che odore di carne umana, sì, la viruma mangio sana. Stavi dicendo in azienda, per me tu sei il proprietario delle mozzarelle Zappalà. Ma potrebbero essere anche parenti miei, no? Non è detto che sono io il proprietario. Potrebbero essere anche dei parenti miei, dei cugini. Io sono un maestro orafo e c'ho il negozio a Ortigia. Potrei essere, chi conosce Catania, parente della farmacia Zappalà che c'è a Cibali. Ci sono tanti Zappalà. Quindi potrebbe. No, non confesso. Buonanotte ragazzi, vi seguo da Mesagne, Puglia. Vi adoro, mi tenete tanta compagnia. Ah, buonasera Alessandra Radeglia. Avevo letto buonanotte. Conte, ripeti... L'amore, cosa pensi dell'amore? E che devo pensare? L'ho detto l'altro giorno. Però prima... uffa! Ma perché ci pigliate i punti Cosetti? Confermo che Armando quando passava faceva furiare la testa. Anche perché si faceva il bagno nel profumo. Giussi, tesoro! Io facevo, ma chi è questa persona che mi conosce? Chi è questa persona che mi conosce? Giusi è una mia grande amica, ci conosciamo, non lo so, da 30 anni lo posso dire, forse anche più o meno, 30 anni, forse più di 30 anni. Grazie Giusi. Allora, Annalisa Borriello, ti canto la canzoncina. Ah, che odore di carne umana, sì, la viruma mangio sana. Questa è la storia della mamma Trava. Ah, Cacchiano, primo Scaluni. Ah, Cacchiano, secondo Scaluni. Ah, che odore di carne umana, sì, la viruma mangio sana. Avanti, è registrato Annalisa. Si vede, sei molto affascinante, educata, e quando si è abbissato a casa. Grazie, ma devo dire che questa diretta su Facebook mi stanno cominciando a piacere molto. Le trovo completamente diverse da quelle di TikTok, no? Il pubblico è completamente diverso. Qui, Anna Allotta non riesce a seguire. Hai parenti a Picanello? Ma chi, io? No. No. Grazie Cristina. Armando, ci racconti una leggenda metropolitana che tu tante cose interessanti sai, Katia.
una leggenda metropolitana. Lo sai una cosa? Sapete una cosa? Quando mi chiedete così di getto, non riesco a pensare nulla, è come se resettassi il mio cervello completamente, no? Però se ci racconti la barzelletta del toro, avanti, Nadia, vi racconto. Nadia vuole raccontata la barzelletta del toro. C'è un recinto e dentro Giusy Pirone, qualcuno in più, è vero, di 30, io dunque te lo dico io, forse sono anche 34, penso, sono anche 34, vabbè, ci volevo dare, no, non potevo arrotondare, Giusy, sono anche 34, hai ragione. Comunque complimenti, io seguo le tue figlie di più, la grande, Eugenia, una meraviglia, va bene. La prossima volta che vi vedo vi fermo. Pina Biondi, certo che ci devi fermare, perché già hai visto e non l'hai fatto. La baronessa di Carini, questa storia bella, molto palermitana. Va bene, Nadia voleva raccontata la barzelletta del toro. Allora, in un recinto c'è una bella mucca che gira tutta vanitosa, tutta che si gira... lei che si guarda, che si dondola la testa. Un bel giorno l'attenzione della mucca è attratta dalla costruzione di un altro recinto lì vicino. E lei tutta che guarda, che cosa starà succedendo, forse portano una mia amica, chissà che cosa stanno mettendo in quel recinto. Insomma, finito il recinto, mettono dentro questo recinto un toro. Questo toro tutto... E lei, Annabella, tutta la mucca, tutta che cammina, tutta così, tutta... Perché si voleva fare corteggiare, perché il toro c'era piaciuto, no? E il toro la guarda tutto così... Perché gli era giù? Un giorno sto toro impazzito comincia a correre intorno al recinto, salta dal recinto... Arriva vicino al recinto della mucca, salta il recinto e guarda la mucca e gli fa: ciao, come ti chiami? E la mucca: mi chiamo Annabella, però chiamami Bella, chiamami Anna perché bella non sono. E tu come ti chiami? Io mi chiamo Anniballe, ma chiamami Anni perché le balle sono rimaste nel recinto mentre che saltavo. Va bene, ve l'ho raccontata di nuovo. Dove andate in ferie? Noi non andiamo in ferie. Live su Facebook, perché su TikTok sono considerato leone da tastiera, quindi sono bloccata. Brigida Bernardo, quindi la moderatrice Teresa ti ha bloccato su TikTok? Vedi, Nadia, l'ho raccontata per te. Ciao, buona serata, un saluto da Verona. Ciao Verona, ciao grande Armando, i tuoi racconti sono fantastici. Insomma, le palle di Annibale che sono rimaste nel recinto, devo dire, vabbè, ci può anche stare, no? Tu che racconti bene, potresti raccontare la storia della baronessa di Carina? A me piace tanto anche la canzone, la prossima volta te la racconto, perché la voglio raccontare all'inizio. Voglio dire che non partecipano mai. No, Elisabetta, sempre se parli delle due ragazze che ci hanno intervistato, a volte entrano, ci salutano e se ne vanno perché loro hanno la scuderia TikTok, quindi fanno diverse interviste. Conte, descrivi per te cos'è l'amore. Ma sai, l'amore è tante cose, no? Si può avere l'amore per un compagno, per una compagna, l'amore per i figli, l'amore per la famiglia, l'amore per la mamma, l'amore per un amico. Bisogna vedere, l'amore è universale, no? Perché amore può essere per tante tante cose. Poi l'amore, quando lo andiamo a personalizzare, diventa sempre diverso, perché l'amore per una mamma è in una maniera, l'amore per il compagno è in un'altra maniera, l'amore per gli amici è in un'altra maniera. Però l'amore è universale, no?
anche la vita si ama, io amo la vita, no? Quindi per me l'amore è universale. Poi l'amore dipende a chi lo doni, ha delle regole, no? Ha dei paletti. Ostia sempre presente alle vostre live. Ciao Ostia! Un bacione a Ostia, un bacione a Isola Sacra, un bacione a Fiumicino, insomma tutta la zona. Grazie Maria Grazia Oteri. Grazie, grazie, grazie. Buonasera Tiziana. Ma poco fa Annalisa mi diceva, vuoi cantare una canzone di Renato Zero? Ora te la canto. Mi diceva che Agata mi stava salutando, ma è entrata Agata Prezzavento? Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Bravo, si vive per amare e si ama per vivere bene. Sì, si vive per amare perché l'amore è universale e si ama per vivere bene. Si ama per vivere bene e si ama per far vivere bene chi si ama. Questo è fondamentale. Si ama per vivere bene, ma si ama per far vivere bene chi si ama, non ve lo dimenticate mai. Ciao Paola, un'altra sorcina. Agata Prezzavento, ciao, ciao, ciao. Io ti cercavo, ti ho cercato nei meandri di questa live, poi non ti ho visto, mi sono messa a parlare, ho raccontato la barzelletta del toro, ho detto cos'è per me l'amore, stasera vi saluto presto, la mia bimba speciale reclama la mamma e la fiaba. Buonanotte Letizia Zugno Maso, un bacione alla tua bimba. Ciao Lara, oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Agata, che facciamo? Che facciamo? Un abbraccio e un grande giro tondo. Anna, ti ho cercato, ma che... State arrivando tutti, state spuntando come i funghetti. Un funghetto tra la la, due funghetti tra la la. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. L'energia, l'allegria, na 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 na, na i sorrisi. Io non so bene tutte le parole. Antonella Boniello, ciao Armando, sempre da Benevento. Ciao Antonella. Ciao Antonella, Benevento, Benevento. D'Annunzio si sta fumando un albero, ma sì, bravo Conte, che belle parole sull'amore, ma è così. Io quello che penso, i miei pensieri li traduco quasi sempre in parole. È arrivata l'Anna Smara, l'ho vista la mia Anna, l'ho vista. L'amore è un sentimento tanto grande e immenso che lascia il segno nei cuori, soprattutto quando una persona che amiamo ci lascia, ma dopo tutto la vita è sempre bella. Allora, quando finisce un amore si elabora un lutto, quindi anche è come quando perdiamo una persona cara, no? Però in tutti e due i casi comunque la vita continua e va avanti. E poi subentra la rassegnazione di non avere più accanto quella persona e magari nel caso dell'amore la si può incontrare un'altra persona che possa sostituire la persona di prima. Quando si perde una persona cara invece purtroppo nessuno può sostituirla. Ci farai Armando i corsi di cucina, sei così bravo? Sì, d'inverno sì, promesso Roberto. Roberto Tropea, promesso. Conte, mi piacciono i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Grazie Lara. Cosa ne pensi dell'amicizia? Allora, l'amicizia è come l'amore. Su quello non ci piove. Se riesci... Grazie Agata, è come l'amore.
altrimenti sono conoscenze, altrimenti è affetto, altrimenti è stare bene con quella comitiva, con le persone di quella comitiva. Le amicizie non possono essere tante nella vita. Le amicizie devono essere le amicizie giuste, le amicizie delle persone di cui tu ti innamori. Possono nascere nei banchi di scuola, possono nascere quando sei piccolo e poi te li porti nel tempo, no? E ti ritrovi da grande con queste persone. Cazzo. Quelle sono le vere amicizie. Poi se vogliamo parlare delle amicizie che nascono così e si chiamano amicizie, ma poi sono come i fuochi d'artificio, no? Alla fine dei fuochi d'artificio ci sono sempre le botte finali, quelle forti, no? Che ti stanno dicendo lo spettacolo pirotecnico sta finendo, ed è sempre così. Le amicizie sono poche, ma gli amori nella nostra vita non possono essere tanti, possono essere due, tre. C'è l'amore dell'adolescenza, c'è l'amore di quando sei più grande. Quattro amori, ma così devono essere c'è le amicizie, no? Quindi sto facendo una discussione seria. E anche io sono serio. Scelto. Armando, sei una persona dal cuore puro. No, non lo so. Io dico quello che penso. Grazie, Patrizia. Armando, sei una persona intelligente. Parli bene, si vede che hai studiato. Grazie, Lillo. Che faccia, che annuncio. Si è fumato 7 sigarette. È arrivata Anna Smarra. È arrivata la mia sorcina. È arrivata Agata Prezzavento. E poi mi hanno detto che appena arriva Nunzio ci se ne vanno di nuovo. Ciao, sono arrivate quando hanno saputo che tu te ne sei andato. Sono venute per me e ora se ne stanno andando di nuovo, vero? Certo, anche d'apprezzamento, l'ho detto, l'amicizia è un sentimento come l'amore. Ecco perché non si possono avere tantissimi amici, perché non si può essere stati innamorati di tantissime persone, se no non è amore, è infatuazione. L'infatuazione è come la conoscenza, come i conoscenti, l'amicizia è come l'amore. C'è Claudio Lupenna, mo, quel ragazzo che mi voleva offrire la birra in via Palermo, non so aggiungere. Avanti. Perché non mi ha offerto questa birra? Scelta. Come in via Palermo? Dice che era la circonvallazione. Circonvallazione, non mi ricordo. Mary Colombo, da quanto state insieme? Due anni e mezzo. Gola. Vabbè, me lo sopporto, però ormai. Gola. Le altre sono solo conoscenze. Infatti, le conoscenze sono come le infatuazioni, le amicizie sono come l'amore. Io vado a bere, però. Vai a bere, certo. Oggi è la giornata dell'amicizia. Grazie per esserci sempre. Grazie a te, Armando. Io credo nell'amicizia anche perché è un'amica. Siamo cresciuti insieme e ancora oggi ci sentiamo. Ma anch'io ho amici Nadia. Dell'infanzia, da più di 50 anni. Poco fa c'era Giusy. Ciao, Giusy, Rosa. Con Giusy ci conosciamo da 33 anni, 34 anni. Quindi comunque è un'amicizia consolidata, no? Come l'amicizia di persone che conosco da quando ero piccolo. Con i miei compagni di classe, le mie compagne di classe, ancora ci sentiamo. Queste sono amicizie. Vi lascio con lui, buon divertimento, la noia. Non vi addormentate? Sono mancato tanto perché ancora non mi ha comprato le sigarette. Mi sono fumato 2 sigarette sue, una dietro l'altra. Scelto, richiesto mancai assai. Guarda, quando non mi vedi spuntare subito, dici non si sta fumando una sigaretta dietro l'altra. Scelto. Un'etimologia estremamente poetica vuole che la parola amore derivi dal latino amors, senza morte. Scelto. Ma infatti l'amore è infinito, non muore mai. Chi è più geloso tra i due? Tu. Caio, caio sogno, cazzo. Te lo rubo, Nunzio. Amò, dice Loredana che mi ruba. No, no, te lo puoi portare. Oh no, forse rubi... o forse roba tia, non l'ho capito. È fraintendibile. Allora, se rubi me, fai bene. Annunzio non lo rubare, portatelo, perché non è male rischiare la galera. Ancora. Ma ci conosco come l'hai oggi sti capiti, no? Vabbè. Che un pomeriggio mi cuccai. E manchi capiti, ma bissari, no, vabbè, tanto ormai mi conoscono, scelto, posso venire magari come mi su stamattina, scelto. Ciao ragazzi, come state? Si legge nei vostri occhi che siete sinceri, spero di conoscervi se venite a Roma, dai, è scelto che ci conosciamo, Carmela. Fai bene, fuma, fuma, e chi fa? Fuma almeno.
Grazie Anna. Scelto. Claudio, tu lo scrivi per forza nei TikTok, ma offre la birra. Che mi mandava i messaggi in WhatsApp e io vineva. Scelto. Mi offrivi sta birra, che ero senza neuro, io senza acqua. A me non, mi rinfrescavo. Scelto. C'era bisogno che lo scrivevi. Nunzio, tu quanti anni hai? 32. E mi avvicino ogni giorno di più ai 33. Scelto. Grazie Roberto Gerardina Tropea. Grazie Rosy Gandolfo. Grazie Patrizia. Si sogna così, un po' questo sotto letto oggi, i miei capelli sono scelto. Mi si dia di farmi un shampoo. No, così sogno, bonus. Perché non sogno buono, scelto. Buono sogno. Tranquillo, non so, sei perfetto, grazie. Ma poi ormai siamo fra di noi, scelto. Poi la vedono migliaia di persone su YouTube, ma quello non importa. Io qua quando parlo sto parlando con i miei amici di Facebook, scelto. 33 o 34, non ricordo bene. No, ne ho 32 e vado per i 33. Nunzio, non ti formalizzare, siamo in famiglia. Esatto, questo sto dicendo, Laura. Che se viene qualcuno della mia famiglia, io mi accosto e mi faccio ciò, come sogno, è la stessa cosa con voi, certo. Io di Nunzio mi fiderei ad occhi chiusi, grazie. Per sapere la marca di sigarette dove bisogna fare la domanda al pubblico ministero, non durigo Anna, non durigo, non te lo dico a te. Grazie Simo Martone per queste stelline. Grazie per tutte queste stelline, vi amo, caninghi di listigli, vi amo. Buonasera, perciò avete capito ragazzi, oggi, stamattina, mi ha detto, dice avanti, oggi che c'è troppo caldo e si prevedono 40 gradi, ti do i soldi, dice, così se ti viene sete, certo, io ristina me testa, mamma mia, qua siamo, ora mi da 10 euro, 20 euro, io mi accatto un sesso e limone a Catania, me ne vado a chiosco, mi compro un tamarindo, mi compro una spremuta, un succo di frutta. Alla fine mi resi in euro. Cioè, ma catta una bottiglietta d'acqua 70 centesimi, infatti no al bar costa 2 euro. In una salumeria, ci signora la bottiglietta d'acqua, ci si, quanto costa? C'è 70 centesimi, perfetto, ci arrivo. E ma catta l'acqua 70 centesimi. 100 centesimi ci donai, mi dissi no, te li puoi tenere, grazie, ci si scelto, grazie che me li posso tenere, almeno 100 centesimi, là io un portafoglio, scelto. Sempre grazie, si bello sciacquatunazzo, come si dice a Palermo, sciacquatunazzo. Ma spero che sia un complimento, perché non capisco. Domani sabato se fate di bello niente, si pulisce casa il sabato. Tutta giornata, dalla mattina a fine sera, pulizziamo la casa, scelto. Grazie Prezzavento. Ci vuole un aneddoto di gelosia, racconta. Ma gelosia estrema non ce n'è stata tanta, devo dire, perché lui non mi dà modo, io neanche. Però poi la natura di ognuno di noi porta ad essere un po' più gelosi, un po' meno gelosi, certo. No, Anna, non c'è a chiedere a nudo, tanto non te lo dice neanche Conte. Anche se ci vediamo pochissimo, perché le nostre vite hanno preso strade diverse, la nostra è stata ed è vera amicizia. Tu, solo tu, sarai sempre nel mio cuore. Giussi, a chi ti stai riferendo? A mia, siamo amici? Ma, può essere. Dai, che qualcosa ti è pure avanzato. Sì, 30 centesimi, scelto, e mi lassavo. Ancora i vestiti a mano lava e conto, sempre, perché la lavatrice non si usa. Domani ti do 50 centesimi. Non so, meglio un euro che... Ah, questo sì, si dice qua da noi, ogni fegata di mosca è sostanza. Significa ogni fegatino di mosca che è niente... Manco ce l'ha il fegato la mosca, è sostanza comunque, meglio di niente, no? Vale ancora 3.000 stelline per 10 euro? Sì, Simo, 3.000 la mamma, scusa, ci ho dato una pedata alla lampada. Sì, sempre 3.000 per darmi 10 euro, se no fai una cosa, anziché mandare 3.000 stelline, mandimi 10 euro direttamente tu, fai prima. Scelta. No, scherzo. Io per pulire sempre ho fatto un guaio. Che combinasti? Anna Smara, approfittiamo dell'assenza di Teresa, due bonazzi. Nadia, vedi che poi quella se la rivede su Facebook, ci sono anche i commenti, io t'avviso. Tu sei bravissimo a fare l'attore, lo racconti come se fosse vero, sei il top, Nunzio. Anna, perché tu dici che non è vero a te? Chi te l'ha detto che non è vero?
Ma scelto, potrei fare l'attore, scelto, può essere. Nunzio racconta gli follower la gelosia di Armando con Fred Mercury. No, vabbè, quello è stato una cosa scelta, una cosa successa su TikTok. Quindi sono scaricati TikTok, ci devono seguire anche su TikTok. Siete stupendi. Ciao ragazzi, come state? Ciao Salvo Meri, tutto bene tu? E a quanto stai di stelle? Sono a 949, Simo. 949 stai io. Perciò ancora rimangono 2000, cazzo da longa, scelto. Oggi giornata dell'amicizia, grazie per esserci sempre, anche se virtuale ormai siete di famiglia. Nunzio, ma se cerco il tuo nome e cognome su internet, trovo che lavoro fai? No, non lo trovi. Non lo trovi, non lo trovi. Oddio. Ci potrebbe essere qualcosa con delle lettere, però niente, non lo so, non lo so. Noi tutto bene, l'importante è questo. Sì, ma ancora stai, ma un uscetto. A te ti pare che tu i mannastri, dice, vabbè, già sono arrivato a 3000. No, ancora qua, uscetto. A mo, Simo, che manda sempre stelline. Chi mi disse, dice, Nunzio, ma vale ancora quella cosa che ha detto il conte? Dice, se arriviamo a 3000 stelline, dice, ti dà 10 euro. Dice, sì, uscetto. Ci disse, uscetto, dice, a quanto stai? Dice, 9,49, ancora shot along. Perciò è confuso, non so perché a fare, perché mi vorrebbe aiutare. Se fai prima, mandami 10 euro tu direttamente. Ci si fai prima, no? Ma buonasera, buonasera di nuovo, sono qua. Pensavate che non tornavo? Ma cose da pazzo. Ma ti fumasti i miei sigaretti, no? Perché non ne ho. È impossibile che tu sei senza soldi al lavoro, tu sei top. Lui è il top, è un tappo. Ancora! È un tappo! Sono il top al lavoro, scelto! È un tappo! Lui fa l'arrotino nel furgoncino e grida, è arrivato l'arrotino! È arrotino l'arrotino a Mola Fobbice, no, io gli dico, cazzo, sogno l'arrotino vostro, cazzo! Arrotino a Mola Fobbice e Cuteggi! Ma questo d'estate, d'inverno... materassi a molle, cuscini di gomma piuma, materassi a molle... Ed inverno vende i materassi e i cuscini. Il conte è... profondo le sue racconti, ma... Grazie Patrizia, solo tu mi puoi capire, tutti quelli che me lo scrivete. Con la decrescenza. Vende materassi a molle. Con la decrescenza, io... materassi a molle, cuscini ciao, di gomma ciao Maria Marcinò, buonanotte. Comunque io ti voglio dire una cosa. Buonanotte Maria. Io ti lascio con 200 passate e torno con il 160 e poi ritornano 200. Però se poi me ne vado di là, vuol guarda. Dire che sono incuriositi da me, dal sottoscritto. Oggi ho fatto l'insalata di riso. Per me fa l'attore. Stasera ho fatto i peperoni ripieni. E tutti si fanno arrotare, certo. Certo, sì, si metti su direttamente con la macchina. Succi di cucca, sogno l'arrotino. Escono da qualsiasi porta, dimmi, io ho bisogno di arrotare i coltelli. Finalmente ci stanno arrivando, Rosy Gandolfo. Io ho l'azienda delle mozzarelle Zappalà. Ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo nella mia azienda... e lui distribuisce le mie mozzarelle. Avanti, non ce lo chiedete più, è quello. Conte, ultimamente lo maltratti. Giusto, Anna. Anna, questo è un periodo in cui è così. Amo, una cosa, vedi che Anna mi ha chiesto di nuovo la marca delle sigarette, non provare a dirglielo. I sigaretti su di catta, cufuma si voccatta. Io vi voglio tutte e due, Patrizia, dimmi un istegno, non dove noi viviamo. Cristina Modica, grazie. Non c'è un tutto fare, ma d'inverno quando sambuni di materassi sopra e spalle, no, d'inverno io faccio il gigolò. Materassi a la sera. Anzi ragazzi, se mi volete come gigolò, cominciate a prenotare, perché già le prenotazioni cominciano ad arrivare per settembre, ottobre. E certo, cosa non è vero? Marianna Guido che fa l'arrotino a Mola Fobbice Cudetti a giusta parata, tutti i cosi io faccio, l'ombrella magari, tutti i cosi faccio io, scelto. Anche i parafulmini, scelto. Ma non è over. Non è over. Chi è over, Annalisa, è over, tu giuro.
Poi qualsiasi lavoro che quando, fai. Quando voglio bene a San Gennaro. Conte, qualsiasi indumento che indossi sei il top. Grazie, ah. grazie. Molli, grazie Lucrezia. Conte è bravissimo a cucinare. Perché Maria Concetta, tu hai assaggiato qualcosa? No, lo devo dire io se è bravissimo, scelto. Tu nella tua vita non avevi mangiato mai così bene. Hai cominciato a mangiare bene da quando hai conosciuto me. Guarda. Buonasera ragazzi, siete bravissimi e bellissimi. Provincia di Palermo, un forte abbraccio. Ciao Maria Rosa. Avanti, voglio nel tuo IBAN. Nunzio, mandami l'IBAN che ti faccio la ricarica. Così mangi e bevi a Muccioni dal Conte. Avanti. Claudio è sempre chiedo come volevo offrire a birra. Ora siamo passati alle ricariche. Avanti. Scelto. Noi andiamo sempre avanti. Scelto. Non sei tu il proprietario di Zappalà. Amalia, che ne sai tu? Ma posso essere un parente, posso essere un cugino, posso essere faccio un l'idraulico io. Ah sì, mi avete dubbi. Mi avete scoperto. Che dubbi. Mi avete scoperto. La chiave inglese. Perché io sono col furgoncino, e io arrivo con la... La chiave inglese gliela ha data Betta, perché la chiave io inglese... arrivo con la mia chiave inglese e vi sturo tutti i lavandini. La camicia da 4 euro è bellissima. È bellissima, che forse è costato un po' più di 4 euro. Lo sturo i lavandini io. Sì. Costura lavandini, proprio... vi sturo tutti, scelto. Insomma, sembra un grazie, po' posto, detto così, però... Grazie, grazie Malinka, grazie. Allora, quando ho mandato la mozzarella, non vi ha fatto piacere se vendete mozzarella? Ho fatto la valutazione... Giusto, tu, non ti preoccupare, buona. Ho fatto la valutazione, avanti. Ragazzi, ve lo siete visti una vita oggi? Ieri e oggi, due puntate veramente... Così, piatte. Ciao Italia! Quella Cavino che non parla, quell'altra che lascia il marito, Felicia che sta diventando scema, Felipe che non ha capito nulla, chi da casa si salva è Genoveffa Larracchia. Genoveffa Larracchia. Ragazzi, e sono quando uno l'idraulico. Dice devo chiamare l'idraulico, arrivo io. Chiamo l'idraulico. Arrivo io, scelto. Allora comincio a rompere tutte cose. Annunzio sa fare qualsiasi lavoro, un nutocca son. Bravo, un nimitocco, uno io sono. Sì, paro un tamburello. Un nimitocco, uno scelto. È un mio collega. Claudio Lupeni, chi è un tuo collega? Io sogno un tuo collega, ma... Ah, è idraulico. Ah, fai il becchino adesso. Non già fai il becchino, scelto. Ma avanti. Non mancasse di sto periodo guarda, il lavoro. Il lavoro di becchino c'è sempre. Non possono fallire. Non ce non dire così, se no domani non ti cucina. Ma va. E con la Lapa 50, cioè, ti arriva a Calapa. No, io non la vedo. Calapa direttamente. Mi fate ridere, più non posso. Grazie, Ramona. Ramona D'Urso, ma sei cugina della Barbarella D'Urso nostra? Parlate un po' delle vostre mamme. Perché, Lucrezia? Come mai questa domanda? Ciao, Nunzio, che fai? Ma... Facendo una live. Cazzogno. Il conte fa il monello. Il monello. Modello. Ne... Ah, il modello. Ma io una ho volta. Capito il monello una volta. 50 anni facevo. Fa, scelto. No, meno. Sono avanti. Anche io morta di fame. Ma Mary, tu chiamimi, rompi tutti i tubi, chiamimi che io vengo gratis, scelto. Tu mi offri poi latte di Elisabetta, mano. Elisabetta, si blocca la tua live. Dovresti uscire e entrare. I becchini si stanno arricchendo in questo periodo. Come è bloccato? Devi uscire e rientrare di nuovo. Amò, io ho detto che non mi feci manchi capiti, mi cuccai pomeriggio, a cusse, eccetera. Tu resti con la tua idea, Rosy Gandolfo, qual è la tua idea? Che tu sei proprietario di Zappalà. È chiamata una vita, semmai una tragedia dopo l'altra. Poi ad Acacias, guarda, c'è proprio... C'è un morto, uno va e uno viene. Amara la vita, mi piacerebbe sapere qualcosa della loro vita. Nella vita delle nostre mamme. Mamma è a sua casa, scelto, cucina, lava, stira. Ha fatto un figlio meraviglioso. E niente, chissà. Che ti devo raccontare? Qua ci siamo, meno male che non ha continuato. Anche sulle mie sorelle meravigliose. No. Assolutamente no. Ha fatto figli bellissimi. Assolutamente no. Niente. Ha dato tutto al primo. Quello. Poi era rimasto un pochettino alla seconda. Cadezza non ci avrei stato niente completamente. Ancora! E perché così? Vi faccio trovare le arancine di Palermo, che sono buonissime. Ah, mandi.
Arancino io voglio mangiare. Io ti porto bell'arancino ricatato. Questa sera sì. La diretta è leggera, divertente e fantastica. Grazie. Perché le altre come sono state pesanti? No, abbiamo parlato pesanti, di vaccino, le altre abbiamo sono parlato di argomenti un pochino. L'hanno acchiappato un poco nelle ci altre. Siamo acchiappati un po'. Armando cosa commenti? Ma in che senso? Per il fatto dei figli, io ho detto. Primo figlio ha dato tutto, con la seconda c'era rimasta qualcosina, con la terza non c'era rimasto nulla. E una quindi puretta. È dato solo il primo. Va secondo bene. Me Armando fa il commercialista, annuncia il Corriere. Ma non lo sappiamo. Quindi io gli tengo la contabilità a lui, lui fa il Corriere, io gli faccio le bolle d'accompagnamento, o i documenti di trasporto, sembra oppure così. La fattura accompagnatoria. Dipende dai casi. O gli facciamo una bella fattura accompagnatoria. Ma il Conte è davvero pidocchio solo con te o è di natura? No, no, nascio a così proprio. È naturissima proprio. Sì, sì, come natura crea, Cirio conserva, nome di Colombo. Se continui a chiamarla arancina io non vengo. Poveri, arancina. Carola mi ha scritto che ha un beneficio lei, cioè, se vieni da me ti faccio saziare. Scelta. Ah, Mirunica che mi fai saziare. La Mafaldina. La Mafaldina. Come ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo, non per colpa vostra. Comunque ragazzi, possiamo dire una cosa, noi piacciamo tanto alle donne. E voi dite, ma perché mi sta dicendo questa cosa? Perché in mi tutte... piacerebbe sapere qualcosa della vostra vita. E Lucrezia cosa? Lui, sua mamma, mia mamma non c'è più, è stata una mamma come tutte le mamme del mondo, no? Vi ho detto, noi piacciamo molto alle donne, perché in tutte le analisi. Giussi Cipollo, assolutissimamente no, perché non la conosci, ed è meglio, resta con queste idee e con questa non conoscenza. In tutte le i social ci sono delle analitiche, delle statistiche, e su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, abbiamo una percentuale dell'87% di donne... e del 13% di uomo. Brava Rosi, siamo brava troppo, Rosi. Troppo amati da voi, troppo. L'arancino di Catania, io penso di aver capito che lavoro fate. E avanti, Chiara, vai. Esprimiti, lanciati. Mi sembra la riffa. Conte, io ho un proprio. Amico che ti assomiglia. Chi ha? Un amico che ti assomiglia. Allora è un amico simpatico. Nunzio, tu fai trasporti, ma cosa? Trasporti funebri? Qualcosa a voto, certo. Trasporti di mobili, trasporti di terra dell'Etna, perché io scopro la terra dell'Etna e lui poi se la vende. Simo Martone, ci conosciamo da... 2 anni e mezzo. No, 3, quasi. Ancora a dicembre 3, già per lui è sabato, già sono 3 anni, già un anno che sono morto. Perché tutto siete in fretta. Benissimo. Quanti anni mi conoscete? 3, 2 e mezzo. 2 e mezzo. Armando c'è un sensore che fa caldo. Non c'è bisogno. Tu sta bella idea, tienitela per te, Antonella. Accenditelo tu, quello di casa tua. Avanti. Trasporta patate. Quando è periodo di patate nuove? La patata novella. E poi ci sono anche le patate americane, trasporta, quelle più grosse, quelle che le potete mettere nel bicchiere con l'acqua e fioriscono, germogliano. Lavora con Amazon? No. Scusate, non volevo essere invadente, volevo solo... No, assolutamente! Lucrezia, mi va a trattare a Lucrezia? Ma assolutamente, io ho detto smettila. Mia mamma non c'è più, ed era una mamma come tante mamme, poi per ogni figlio... La mamma è sempre speciale, ed è vero, così come per le mamme i figli sono speciali. Ogni, come si dice, scarafuna è bella mamma sua. Ma perché, no? Carola, tu hai creduto che noi siamo cugini? No, domani non andiamo al mare, siete pure la casa. Carola, non so se ti cattivi, dite bugie. Carola, non so se ti stupirai di questa cosa, non so se hai un po' di omofobia repressa in te, però... Noi siamo marito e marito, scelta. Quindi non so se sei svenuta. Sono fratelli, sono però, marito e marito. Grazie Cetti, grazie. Non so se sei svenuta in questo momento o ci stai amando ancora di più. Non siamo né cugini e nemmeno amici, siamo marito e marito. È certo che piacete, siete belli dentro e fuori, magari ce ne fossero come voi. Grazie Maria Teresa Luci, bella nostra. Rappresentanti di surgelati, ma
Può essere. Magari Dio, io proprio me lo. Nel periodo estivo. Mi ficava a Giareri, non cosa, furgone. Cioè, il furgone stava parcheggiato con lui nella cabina frigorifera. Certo, mi mettevo là dentro Assolutamente. Io. Assolutamente. Sì, che faccio cogliando. Che vuol dire, in sì? In che senso? Sei svenuta o sì dall'emozione? Non ho capito. Penso di aver trovato. Di averlo trovato su internet. Allora, se ti riferisci al wedding plan, lo faceva 12 anni fa e manco a Catania. Manco a Catania. Quindi quello è un lavoro vecchio. Se venite a Savona vi preparo la parmigiana siciliana. Ah, e è per la Savona. Savona. A me non mi fai un piatto di savonese? Nunzio rappresentante di... Un piatto di... savonese. Aspetta, aspetta, che questa mi manca. Nunzio rappresentante di mangime. Di mangime, ma... Quanti anni vi togliete? Ecco, già lei è svenuta quando abbiamo detto marito e marito. Ora quanti anni vi togliete? 30. 30 anni di differenza. Avanti, ora vediamo chi ti nesce. Lui è 30 anni più grande. Vediamo chi ti nesce ora. Lui, scegli. Nunzio, 30 anni più grande. Vediamo ora cosa gli esce da quelle manine che scrivono. Scelto. Avanti. Le bombole. Vende le bombole. Ma bombole d'ossigeno, bombole di gas, bombole di sommozzatori. Nunzio fornisce prodotti per parrucchieri. Avanti, gel, la crema. Casugno, ciao, ciao Maria Mammina. Mammina. Pettini, spazzole, certo, lacca, avanti. Armando, mi hai capito, comunque tutte le dirette, quelle con i disturbatori ci hanno fatto tanta compagnia. Anche quelle, sì, anche quelli con i disturbatori. E domani sera ce ne andremo da TikTok, andremo a fare la live su TikTok, così cominciano le battaglie, no? Hai cercato Nunzio? Cosa hai trovato su di me? Oh mamma mia, fra poco diranno che sei rappresentante della dalla valigia rossa. Hai ragione Anna, poco ci vuole. Pettiniamo le bambole. Simo, ma sì, tutto sommato sì, una volta quando ero piccolo Mary Colombo col suo compagno si tolgono 25 anni, l'età non conta. Una volta sicuramente c'era l'ospedale delle bambole a Catania, quando c'erano pochi soldini, non c'erano tante bambole, c'erano le bambole che le braccia erano attaccate internamente con il laccio, no? Così le muovevi, le portavi all'ospedale. Allora delle ragazzi, bambole. Io sto andando a fumare, facciamo la prova del 9, sto lasciando Armando con 248. E ora si blocca. Con 248, appena torno ce n'è 160, da lì, eh? Madonna, certo. Vado che è piacere. Prima siete bellissimi e poi meravigliosi. Di lavoro Armando fa l'imprenditore. E Nunzio... Ragazzi, però. Aspetta, vediamo che lavoro fai tu. Aspetta. E Nunzio fa i gelati. Gelati che produce Armando. Ragazzi, però non vi... Brava! Sul brava. Mio lavoro vi dico solo una cosa: non vi fate ingannare dal furgone. Io potrei essere solamente lì. Miriam, saluta Miriam Marcinò che ci sei. Ciao. Adesso siete una bella coppia, avete una bella casa. Ah Carola, non sei scioccata? Ma io ero scandato, questi marito e marito 30 anni, sì Carola, svinio. Nunzio, mi autorizzi a dirlo, Chiara Pignatara? Sì, lo sì, puoi dire. Certo, lo puoi dire. Avanti, sto qua per me vado io a fumare. Io già me lo immagino. Sarà una cosa di anni fa. Io già me lo immagino. Avanti, puoi ridere, Nunzio, Chiara. Chiara, lo puoi dire. Nunzio trasporta caffè. Avanti. Lui va a Cuba, prende il caffè, poi lo porta qua, certo. Il Corriere. Non vi no, fate no, no, non furgone. È il Corriere. Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera. Da noi si dice pettino le bambole per sviare la risposta che non si vuole dire. Sì, anche noi qua lo diciamo, ma mi ha ricordato questo ospedale delle bambole. Ma avete visto gli incendi a Catania? Non so se già l'hanno chiuso, ma sono appena entrata. Sì, Sofia, ma in tanti sì, posti sì, in c'è tanti stato. Posti. Non è stato solo in un posto. Allora, ce lo dici? No, non è svenuta. Ah, qua è. Allora, sì. Forse ci ama ancora di più. Allora, ti abbiamo autorizzato la casa super sistemata, complimenti. Non te lo dirà mai. Non te lo dirà mai. No, no, lo puoi dire, lo puoi dire. Ti abbiamo dato il permesso. Ciao Italia mia, 240. Gestire case vacanze, lo facevo ma non ce l'ho più. Hai visto, ti ho detto, è quello di qualche anno fa. Perché è uscita qualcosa su internet? Sì, internet, sì. No, non ce l'ho più. Non però. Ci stanno più le case vacanze. Noi siamo degli imprenditori e cambiamo sempre la tipologia di lavoro.
Gli hai detto che siamo imprenditori? Già gli hai detto tutto. E va bene. Dai, te ne vai. Me ne sto andando calore. A fumare. Fai una stufa, dimmi 249 vai. Ti sto lasciando. Appena brava Rita, ma che importanza ha? Ah, qua Rian Spirit, il furgone lo sta studiando. Ma devi dare qualche esame all'università? Sui furgoni l'età non conta, l'importante è l'amore. Nunzio fornisce pasticceria, i cannoli siciliani e brioche con il tuppo. Ma certo, può essere. Nel mio paese tempo fa passava un signore con una valigia che vendeva pettine, lo chiamavano Pettine Bello. No, lui con le spazzole passa. No, no, lui passa con le spazzole. Anche tu vuoi vedere casa? Ti devi guardare i video che pubblichiamo, c'è quasi tutta la casa. Italia, 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 hai ragione, ma si scherza, tanto non lo diremo mai, forse fra tutti questi è stato indovinato, forse no, non lo so, studia, studia, tanto non risponde, è l'unica cosa che hanno chiesto, che vogliono la privacy. Brava amare la vita, io ho capito, fate i saggi. Ma nammio renghecchio, 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 nammio renghecchio. Conte, che ne pensi di Laura? Laura, oh babbina mia, ma Laura chi? La domestica di Genoveffa? Grazie Giusy Adragna, grazie. Ma andate in vacanza e ci fate vedere un video. D'estate purtroppo non ci possiamo andare in vacanza. Comunque Nunzio mi piace tanto, mi fa ridere. Sì, Nunzio è un simpaticone, è un modo per conoscerli. Sì, Rita, è un modo per conoscerci, però, Rian, però quello del lavoro non lo diremo mai. La nostra camera si è intravista solamente in un video quando abbiamo fatto Juju Store. Per il resto, la nostra camera anche no. Quella è una cosa che... Allora, già ti posso dare, Babi, ti posso dare delle anticipazioni su Laura? Non te lo posso dire, Anna, non te lo posso dire, non te lo posso dire. Io ho fatto la parrucchiera se hai di bisogno. Certo, Italia, ovvio, quando mi devo tagliare i capelli, colore non me ne faccio. Quando mi devo tagliare i capelli, lo so, e noi ci scherziamo su. Infatti, Rian, e questo è il bello poi... della diretta, no? Però siete simpatici e vi vogliamo bene, grazie, anche noi vi vogliamo bene. Luigina Alba di Benedetto, buonanotte. Allora, bambina Maria Cristina, allora, ma avete i cagnolini? Sì, due, mamma e figlia. A che ora andate a letto? Senza orario, può essere mezzanotte, l'una, le 10:30, dipende. Quando facciamo le live anche a l'una. Allora, non ho capito l'intreccio che c'è fra il commissario e Laura, però Laura è innamorata di Filippo, è lei che manderà in galera Genoveffa, però poi ritratta tutto perché l'avvocato di Genoveffa scopre che lei ha una sorella ammalata. E lì nasce tutta una storia che insomma c'ha dei segreti questa, quindi è una tipa molto strana. Intanto si vuole sbarazzare di Genoveva e dice che ha avuto quel litigio con Israel, il coltello e cose del genere, insomma è un pochettino intrecciato. Il loro lavoro è portare allegria, vi seguo da poco ma sono contenta di avervi anche se virtualmente incontrati. Grazie a te Anna Truscello, grazie, bravo Conte. La camera è personale, anche se un po' si è vista, giusto? Sì, si è intravista quando abbiamo fatto il video per Juju Store, per le lenzuola. Un saluto da Perugia.
Sì, indaga, indaga, bambina. È giusto che noi abbia un privato e lo protegga gelosamente, ma di questa cosa. Allora, Simo, io mi sveglio molto presto, oddio. Le 7, 7 e 10, 7 meno un quarto. Grazie Carola, grazie, o Carola o Carola, Tinnirello. Sì, già di questa cosa vi ho parlato, penso che ognuno di noi conservi un segreto, ma anche il più stupido che possa esistere, perché si sente protetto da quel segreto, è come se non... come se non si è aperto completamente e solo lui sa questa cosa della sua vita, che poi potrebbe essere anche la più stupida. Pure il video del cappello si è vista, sì, un po', sì, ma molto poco, non siamo soliti, sì, nuove non li conosco, quanti sono nuove non li conosco, qual è il tuo problema? In che senso, Carola, fare vedere la camera da letto? Io lo trovo una cosa molto personale. Io addirittura anche quando persone vengono a casa la faccio vedere, però toccata e fuga, non le sento molto mia. Lenzuola, le tende quando sei entrati in accappatoio, sì, vero, vero, vero. E lì dovevo farlo per forza. Un saluto da Novara. Buonanotte, Casarina Epifano, buonanotte. Amare la vita, rilassati. In che senso rilassati? Che vuoi dire amare la vita? Ce l'hai con me? Io chiudo tutto e ritorno. Vai, vai, bambina, è bello quando rispondete ai messaggi, mi emozionano. Io non ho nessun segreto. Io penso che ognuno di noi... ce l'hai con qualcuno, non con me. Va bene, vero, la camera da letto è personalissima. Sì, io la trovo una cosa molto intima. Notte a te, Patrizia Lavalli, buonanotte. Ma con chi? No, non parlo della camera da letto, ma di una ragazza che mi ha detto che faccio tante domande. Sono per conoscervi. Allora, Carola, puoi tranquillamente farmi le domande. Se io non ti rispondo, vuol dire che non è una domanda alla quale voglio rispondere, no? Siete molto ordinati, grazie Mary Colombo, complimenti per l'ordine della casa. Dacci 10 euro, ma Francesco, biondi, picchioncini tusti di 10 euro. Armando, stanno discutendo tra di loro, ok. Insomma, perché non glieli dai tu questi 10 euro? Ma che suggerimenti mi dai? Non sono dei bei suggerimenti, tu mi vuoi mandare al fallimento, mi vuoi mandare in bancarotta fraudolenta direttamente, ma Conte stanno chiacchierando tra loro. Pina Fruttaldo, vabbè, falli parlare. Buonasera Rosario Caltabiano, buonasera, buonasera. Ma vi state andando a coricare? Molti mi stanno dicendo buonanotte, mi sto andando a coricare, perché poi passa Nunzio e vede che non ci siete, se la prende con me, non l'hai saputo trattenere, ma perché? Ma non lo so. Rosy Gandolfo si sta facendo una gran bella risata. Sorride, bisogna sempre sorridere, sorridere, sorridere. Le cagnoline sono dall'altra parte della casa, grazie Costanza, e stanno dormendo. Però se Nunzio è andato dall'altra parte della casa a fumare, noi la casa l'abbiamo divisa in due, c'è la zona giorno più lo studio e poi c'è la zona notte dove c'è anche un'altra cucina, un altro soggiorno, un altro disimpegno e lì le cagnoline stanno. E poi c'è tutta la parte di qua col salone, lo studio, la cucina salone, un altro bagno. Quindi se va dall'altro lato sicuramente le cagnoline si sono svegliate. L'ho detto, è andato dall'altro lato della casa a fumare. Vi è mai capitato di sbirciare il profilo di qualcuno? Qualcuno o di qualcuno in linea? In che senso? Il profilo Facebook? No, o perlomeno sì, quando le persone sono state particolarmente pungenti e pesanti. Allora, volevo cercare di capire la tipologia di persona.
Conte, sono stato ieri sera a suggerire all'annunzio di accendere il condizionatore per vedere la tua reazione. Grazie Rosario Caltabiano, hai avuto una bellissima idea. Ora io cambio il codice nel telecomando. Ah, hai detto un altro indizio, avete lo studio in casa. Sì, la stanza con lo studio, con il computer, con la scrivania. E devi sapere una cosa, aspetta, chi me l'ha scritta questa cosa? Amare la vita. Io ho sempre amato avere a casa lo studio, anche quando non c'erano i computer, perché siccome a me piace molto leggere, compro sempre libri, c'ho una discreta biblioteca. Siccome non mi piace tenerla in salone, la tengo nel, i libri me li tengo o nello studio o in camera da letto. Infatti anche in camera da letto, sopra il letto, è stato fatto tutto apposta dei cubi, perché la camera da letto è un po' particolare, modernissima, dove io tengo gli altri libri. Man mano che li leggo passano poi nello studio. Allora lavori con il PC, fai il manager, chissà, chi lo sa, comunque c'ho lo studio. Ma penso che in molte case c'è lo studio, no? Comunque io so dove abitate, ma non lo dirò mai. Francesco Biondi, io abito a Belpasso, quello l'ho sempre detto. Ma Clarissa già, figlia, che dorme almeno dalle 18.30, già domani mattina alle 4, cioè quella canta prima del gallo. Il gallo a che ora canta? Alle 6, alle 5. Clarissa già alle 4, e già alle 6:30 sta dormendo. Clarissa è la signora che abita sotto casa. Il suo nome vero è Epifania, per gli amici Epi, perché la volevano innata il 6 di gennaio, avrebbero voluto chiamarla Baldassarra o Melchiorra, però l'hanno chiamata Epifania, per gli amici Epi. È una vecchietta che praticamente è una suora spogliata, perché quando gli hanno messo la cintura di castità avevano perso la chiave. Pertanto dice: cosa faccio in giro con questa cosa di ferro? Amo. Meglio che mi rinchiudo in convento. Cerca di bagnare Rosario Caltabiano, che lui ieri mi ha detto. Sì, me l'ha detto, io gli ho detto: per colpa tua ora io cambio il codice nel telecomando. E lui ride sulla mia pelle. Ride, sì. Certo, si, non si ride sulla pelle degli altri. Non si ride sulla pelle degli altri, hai capito, caro? E quindi c'è tutto un discorso. Poi giustamente lei si è spogliata, e poi hanno trovato questa chiave, no? Però quando ha aperto la cintura di castità, io gli ho detto, anche io adoro leggere ed ho lo studio, bravo Aga, quando ha aperto, dice, ah, cioè, finalmente si è trovata la chiave della mia cintura di castità, me la sono tolta. No, ci dissi Gioia, a 90 anni ti rimetti la cintura di castità e anzi te ne metti anche un'altra, perché una non basta. Ma mo, Alfio e Nadia vogliono prestare 100 euro. Ma veramente? Ma presta che li 100 euro, poi ce li dà. Oggi Conte sei stato bravo ad accendere il condizionatore. Allora, Costanza, insalata, no, Pimmia. Io ho acceso il condizionatore perché c'era l'insalata di riso e no, andava male. Perché c'era la maionese, c'erano le uova sode e quindi andava male solo per quello. Perché il frigorifero è spento, perché ho detto se io sto frigorifero acceso si consuma luce, perché l'acqua con questo caldo non si riscalda, poi il motorino già fa calore, si raffredda, più il calore di fuori, qua mi fonde il frigorifero, certo. E allora lo spegniamo direttamente. Hai magari l'acqua caura. Certo, è come se so fai la spia non sei figlio di Maria, so e fare. Mori acqua caura, pizzuluni in aragnoni. Lui mi dice: avanti. L'acqua fredda non disseta. No, l'acqua fredda non disseta. Poi se tu hai sete e te la bevi tutta in una volta, ti può venire una congestione. Non mi vedi niente a mia. Armando, tempo fa è morta una mia zia, siccome l'hanno venduto l'appartamento, c'era almeno 500 libri che devono buttare via. Se c'eri tu te li davamo, grazie. Devi sapere che quando è morto un fratello di mio padre, io ancora non ero nato,
No, sì, perché poi restò la casa della nonna, per questo lo so. Insomma, un fratello di mio padre aveva la passione e aveva nel salone la biblioteca, proprio una biblioteca esagerata, anche perché faceva rilegare tutti i libri bellissimi. E poi io questi libri comunque non li ho voluti e sono tutti chiusi in un garage da un'altra parente, perché erano libri tutti rilegati, tutti con quelle copertine marroncine, rosse, quelli antichi, perché lui non aveva lo studio, aveva proprio aveva lo studio e più aveva la biblioteca a casa. Va bene, io vado a bere, c'è una bambina in Alta Italia, sta in ospedale, la madre non l'ha veduta perché non ve ne andate a dotare. Adottare io non posso. No, perché non l'ha voluto. Giussi, non è facile che noi possiamo adottare. Noi siamo una coppia omosessuale. Ancora non c'è la legge in Italia. Ancora la legge in Italia non c'è. Una notte family di Facebook, prima che mi finisci internet e mi pinno tutta. No, Lucrezia, Armando, cangi discusso, prestimi 100 euro. Allora, Alfio e Nadia Marzo, io non ho cambiato discorso, ho fatto finta di non sentire, di non leggere, perché leggere queste crudeltà dove a me mi può venire un infarto o un colpo apoplettico, poi tu mi piangi e mi avrai sulla coscienza. Allora io faccio finta di non leggere. Vi presto io 100 euro. Ah. Perché hai 100 euro? Perché hai 100 euro? Vi presto io, non vi preoccupate, poi vi rogno io 100 euro. Basta che mi tornate, perché sennò con the shit. Fai questi capelli stasera, no vabbè, voglio morire. Chi cucina di solito? L'insalata chi l'ha fatta? Caro, la cucina idro. L'insalata vicino, perché io sono a distribuire pesce, patate, scelto, non è che... È da volare con te. Carola, il conto l'ho fatto. Carola, ma tu ci segui nella pagina Facebook? O ficca solo per curiosare? Buonanotte ragazzi, domani sveglia presto, vi voglio bene. Buonanotte Mary Colombo nostra. Nunzio, sei bello lo stesso, che sogno bello saccio, quella è madre natura che ha voluto così, certo, non è che, grazie me frati, non ti preoccupare Affio, Nadia, ti rugno io 100 euro, assolutamente tu hai, ti rugno io dai suoi soldi, certo, sì da poco, ci segui Carola, non si buttano nei libri, si riutilizzano come faccio io, infatti. Porto anche sigarette, certo, ragazzi, una cosa non esclude l'altra, non è che una che porta sigarette non può buttare magari patate, per esempio. Ciao Dalila Leopizzi, grazie, Dalila Leopizzi. Scusate, lo sapevo che non... No, in Italia l'adozione per le coppie omosessuali ancora non è legale. Cioè, non si può fare. È pricchio, oh, sì, proprio, è pricchioso. Buonasera Armando, buonasera Nunzio, cazzugno, scelto, solo ora sono riuscito a collegarmi, mi dispiace, ma mi godo volentieri. Raffaele e Gemma, tranquilli, non so chi è Gemma o Raffaele che sta scrivendo, Nunzio, a me mi dai 1000 euro, no, non esageriamolo, già c'è dati, 100 euro a Iddi, 1000 euro, non li posso uscire poi. Buonasera babbina, tu nasti, casi, scelto. Buonasera, se volete buttare i libri mandateli a me, mandateceli a Borriello i libri che ha da chittare, a me non cambia niente sapere la vostra età, il vostro lavoro o altro, io vedo solo due persone meravigliose, con dei valori molto belli e profondi che si amano tanto e questo mi basta, ma tu sei meravigliosa, meravigliosa, 100 euro pure a me, ragazzi non esageriamo, a uno faccio io, prima glieli do a loro, appena gli mi torno non ti rugna a tia. Poi tu mi torni, ci rugna, no, c'ho sempre quei 100 euro devono girare, certo. Borriello penso che li danno per la biblioteca, spero. Per miei ettono. Buonasera ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio ma in privato. Mena de Ponte, buonasera, chi fu Gioia? I patati sono meglio da canne. Belli fritti. Una intelligente, a me non cambia niente sapere. Con chi ce l'hai amare la vita? Che ti vedo un poco polemica stasera, con chi ce l'hai? Con Carola, ho visto che non vi siete presi tu e Carola. Comunque siete veramente simpatici, mi avete fatto tanta compagnia.
e seguire con piacere. Grazie, Carola. Nunzio, saluti mia figlia Martina, vi adora. Ciao Martina, bella. Secondo me questa storia dei bambini è solo per sapere come la pensate. Queste persone non mi piacciono. Ma guarda, noi anche se domani l'adozione fosse legale in Italia per le coppie omosessuali, comunque sceglieremo di non adottare nessun bambino. Ma non perché pensiamo che un bambino deve avere una mamma, un papà, se no cresce con altre visioni. No, no, niente di tutto questo. Ma perché nella nostra coppia purtroppo mancherebbe il tempo materiale per crescere un bambino che ha bisogno di tante cose, di tanto amore, di tante attenzioni, e noi per quello che facciamo non potremmo dedicare il tempo dovuto, l'amore dovuto e le attenzioni dovute. L'amore sicuramente, le attenzioni, il tempo. Ho chiuso casa e domani al mare, penso che ci sarà tutta Roma. Ma più davvero, poi con su Cauro, buonasera ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio in privato. Ho capito, Mena. Quindi io la penso, se proprio volevate sapere come la penso io sulle adozioni omosessuali, penso questo. Ma io parlo per Nunzio Armando, non posso parlare in generale. Io non ho nulla in contrario, per me i bambini devono crescere in un ambiente sereno, pieno d'amore, con dei valori, e se questo ambiente sereno, pieno d'amore, con dei valori, lo possono dare due mamme o due papà, non ci vedo nulla di male. Ciao Nunzio, saluta tanto Armando, vi voglio bene. Ok Stefania, ciao, te lo saluto. Ciao Lina Pugliese, io l'ho detto per il bene della bambina perché loro sono stupendi. Sicuramente questa bambina troverà una famiglia che l'accudirà, gli darà tanta attenzione e l'amerà sicuramente. Va bene ragazzi, stiamo volgendo al termine di quest'altra live. Io vi ricordo che domani saremo in live su TikTok, quindi se non ce l'avete scaricatelo, ma sai che stai rompendo, non mi conosci? Quindi vedi di darti una calmata, neanche tu sei simpatica. Chi sono sti cosi? Perché vi state acchiappando? Qua ci deve essere solo amore l'uno per l'altro. Chi sono sti cosi? Amatevi. Io non posso adottare perché non ho marito. Basta che c'è amore e c'è famiglia. Il vero babbino, scelto. Basta che c'è amore, sei una persona bellissima, con un carattere stupendo. Grazie Francesco. Basta che c'è amore e c'è famiglia. Bravo Nunzio. Va bene ragazzi, vi stavo dicendo che questa live sta volgendo al termine. Domani saremo di nuovo su TikTok, solo una blocco, una non trovo, perché lì non si può fiatare assolutamente, lì c'è quasi una censura di parola e intellettuale, quindi lì dobbiamo fare solo gli stupidini, perché appena affronti un argomento serio ti bloccano le live, quindi lì non possiamo parlare. Speriamo che duri. E scaricatevi TikTok perché domani sera saremo lì. Questa mattina con l'euro cosa ti sei comprato? L'acqua o il sesso e il limone? No, ma cattai l'acqua, 70 centesimi, io ho tornato 30 centesimi al conto, certo. Non so, questo amore lo può dare anche un solo papà, come Luca Trapanese che da solo ha adottato. Sì, sì, ma ad esempio l'adozione a Luca l'hanno permessa perché la bimba è down, perché sennò Luca non sarebbe mai riuscito ad adottare un bambino in quanto single. È come se fosse un genitore di serie B, Luca, purtroppo, per la legge italiana. Che puttasti? Che hai portato? A mia figlia hai portato? E là c'è l'altra mia figlia. Chloe, dove sei, papino? Dove sei? Vieni qua, ti faccio vedere io. Saluta, Ania. Saluta. Ciao. Ecco le nostre bimbe, le nostre ciao. Bimbe. Ciao, saluta, dammi un bacio. Mi piacciono, vedi, poi dici che non ce li abbiamo. Cosa? Basta. Ciao. Ma chi sa? Mamma mia. Amo, va te, vai di là. Non lo fare sul divano. Andiamo. Scusate, ma perdono pelo. Perdono pelo. Ma non lo fanno nel divano perché c'è un ghisti di pelo.
Io odio i peli del divano. Ora, domani, meno male che domani si devono fare pulizie. Faccio tutte cose con Dyson, certo. Ma devo fare tutto col Dyson. Sì, anche loro dormono vicino a noi. Loro dormono vicino alla camera da letto. L'avete visto che sono belli? Quelle sono le mie figlie. Sono le mie figlie, le nostre figlie. Che amore, che belle. Sono mamma e figlia. Quella bianca, anche se non sembra, sembra la riversa, scelta al contrario. Quella bianca è la mamma di quella marrone. Anche io ho appena finito di baciare la mia. Io sempre me le sbaciucchio. Casi, ravvisati. Che sono qui? Devi dire qua casugno. Non sono qui. Madonna, pure io non li sopporto. Ma chi pila? No, nel divano non li sopporto i peli. Infatti io mi faccio subito col Dyson. A mo' di scutolasti? A chi te la sta un male di pilo, vabbè, domani sì. Allora. Non c'è niente. Va bene. Che so tutti sti cuori? Per me. Per me. Per me. Grazie, 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 che siete carini, grazie. Ah, la pesa di cane ancora. Emanuela, poi. Sei stata a mangiarti il pesce, tu, in qualche ristorante a Vulcano. Si chiamano Ania e Chloe. Ania è la mamma, quella bianca, e Chloe è la figlia, quella marrone. Io ne ho una di 54 kg. Mamma mia. Mamma, è una ma cazzo, ogni scrivo la pisata. Casi, fra poco chiudiamo. Ciao Giulia Sapienza, dov'è tuo fratello Christian? Che amici sembri cazzo, ogni su TikTok non meni mai su Facebook. Infatti. La mia è morta. Giussi Cipullo, mi dispiace, adesso sto sul letto. Il mio amore Lion è vicino a me. Ma hai avete visto? Tutti i cagnolini? Tutti li avete? Scelto. Il figlio peloso. Scelto, buonanotte, no vabbè. Buonanotte Francesco. Ci vuole il rotolo adesivo per i peli? Sì, ce l'ho. No, ce ma l'ho, io nel l'ho. Divano ho la spazzola per i peli. Certo. Il Dyson c'ho la spazzola per i peli. A parte abbiamo assurgere. La spazzola abrasiva pure per i vestiti. Tutti cosa abbiamo, bambino? Non manca niente qua. Mancano solo... adesivo per i peli. Sì, mancano i soldi. Armando ti invito da noi, ma compra 20 euro di dolci. Ma perché? Chi hai? Affinate la pasticceria? No... no, ci invita a casa sua e devo comprare i dolci. Ma che te ah, l'ho detto? No. C'ho ancora una colomba di Pasqua. C'ho una colomba di Pasqua, ti accontenti? Ma avevo magari un pandoro di Natale. C'è anche un pandoro. C'è un pandoro di Natale e una colomba di Pasqua. Anche ad Agata è morto l'anno scorso. Mi dispiace. Sì, prima era con mia mamma in live. Vi hanno pure salutato, ma forse non avete letto. No, non l'abbiamo letto. Non l'abbiamo letto, Giulia. La mia è una volpina nana e pesa 3 kg e mezzo. No, Ania peserà. Ma 54 kg è un San Bernardo. Un cane corso. Un cane di quelli grossi. Grossi. La mia Lilli ce l'ho qui a fianco a no, me. No, la mia Ania, la mamma, quella bianca, peserà 1,8 kg, 1,9 kg. Chloe pesa 2 kg. 5 kg fossi. 5 kg e mezzo, però è bella scelta. Sì, Raffaella tedesca ha due gattini. Gatti anche a me piacciono, però... Annalì Sherman, amore! Casi, magari io sogno casi. Avanti. Hai visto il bollino, Nunzio? Quale bollino? Quale bollino? Ah, che sei un fan più attivo? Scelto, perché vuol dire che commenti tanto. Costanza Schiavo, io ne ho due figli, una si chiama Giulia e Bella, li stramo. Anche la mia si chiamava Lilli, io vado a Ninna, bellezza, vi bacio. Ciao bambina. Vi bacio dappertutto, non si può sentire, bambina. Sembri tu, sì, infatti ci vici, mamma. Sarà un Labrador 54 kg. Baciami tutto, certo. Scelto, baciami. Sì, buonanotte. Sono piccoli, sono delle chihuahua. Chihuahua. Sono chihuahua. Ma perché? Chloe è una ponchietta, brava. Sì, l'hai vista? È rossa. Ma la conosce Emanuela? Lo saccio, perché vieni qua. Lo so, è rossa. Non saccio quale metto la chiesa. No, no, c'è mangia come una disperata.
se c'è anche la notte non mangerebbe 25 ore su 24. Invece Ania no, Ania no, odora, no. Gira, si ne va, donna, proprio in mangiare. Io ho un labrador, si chiama Sheila e ha 3 anni e mezzo ed è la nostra bambina, noi chiamavamo sempre bambina. Un labrador è grande. Certo, 54 kg. Io ho un cane e un coniglietto, insomma c'è lo zoo qua. Io ne ho due. Lo zoo safari. Weller, il mio si chiama Sam. Va bene. Ragazzi, siamo, è l'ora che volge al desio e intenerisce i naviganti il cor. Ragazzi, grazie sempre per la vostra presenza. Buonanotte a chi sta andando. Grazie di esserci, una buonanotte a tutti, 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 tutti. Domani sera sicuramente, ma non penso domani sera, non ce la possiamo fare domani sera su TikTok. Se la sbloccano alle 12:15. La sbloccano stasera? Già è sbloccata. Ah, la sbloccano stasera. Già è sbloccata, quindi domani penso. Sera sicuramente saremo su TikTok. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi speciali, un abbraccio agli anziani, un abbraccio a tutte le regioni d'Italia. Salutiamo le suore Marcelline di Roma e di Milano, salutiamo le Clarisse. No, Clarisse no. Le Clarisse sì. Ti ho detto. Salutiamo tutti, grazie, grazie, grazie. E un buon lavoro. Si augura sempre ai Vigili del Fuoco buon lavoro, anche se questo lavoro non ci dovrebbe essere in questo periodo, perché gli incendi dolosi e non stanno veramente distruggendo tanto del nostro patrimonio boschivo. E non solo quello, anche gli animali, nei boschi, insomma, ci vogliono tanti, tanti, tanti anni affinché ritorni tutto come prima. Un abbraccio forte, grazie sempre, buonanotte, a domani. Vabbè ragazzi, che vedi, io sempre qua sogno, ci vediamo domani. Domani puliremo casa. Quindi avrete meno video, perché certo io domani faccio a massaia, certo, divento una massaia disperata e quindi in quelle condizioni non vi posso fare video, certo. Però se vi scaricate TikTok ci vedremo in live domani su TikTok, oppure la rivedrete in replica sia qui su Facebook che su YouTube. Vi ricordo di seguirci ovunque, non scordatevi mai che io vi amo come faccio amata mia, io amo a voi, scelto, è uno scambio d'amore tutti i giorni, e che io sogno sempre qua, scelto, qua sogno. Buonanotte, good night.